l'ex Gefina si confessa ai lunatici su RADIO2RAI. Dopo essere uscita dalla casa del grande fratello VIP3, Lori del Santo, è tornata a frequentare i salotti televisivi di Mediaset e Rai. In una recentissima intervista rilasciata ai Lunatici, il programma in onda su RADIO2RAI, l'ex Gefina ha parlato molto della sua vita, la carriera artistica, i suoi amori, ma anche le brutte esperienze vissute nel passato. Menzionando il movimento Diesis Meteo, la donna ha fatto una confessione sconvolgente. Nello specifico ha detto di essere stata stuprata per ben 2 volte, come un rapimento, ma di non aver mai denunciato alle autorità i suoi sequestratori. Lori del Santo, e il rapimento punto abbastanza provata per quello che le è accaduto tempo fa, Lori del Santo ha raccontato questo. Qualcosa è cambiato, perché è scattata una certa paura generale per cui uno adesso magari fa più attenzione a certe cose. Però l'uomo non può essere sempre trattato come un demonio, con denunce postdatate e per le quali non ci sono prove. L'ex concorrente del grande fratello VIP3, inoltre, ha affermato che l'uomo è uno che si deve sempre procacciare la preda, si può discutere dei modi, ma non si deve dire nulla se si viene sfiorati solo con un dito. La cosa vergognosa e da denunciare, è quando vieni presa con forza, è sbattuta al muro. Lori del Santo, parla della violenze, subite. Intervistata ai Lunatici su RADIO2RAI, Lori del Santo, ha confessato di essere stata violentata un paio di volte, ma non con persone, che fanno parte del mondo dello spettacolo. Ha raccontato che aveva la faccia gonfia e ha pensato seriamente di andare alla polizia, ma poi non lo ha fatto. Potevo andare dalla polizia, non ci sono andata, perché ho preferito dimenticare questa pagina nera della mia vita. Ma furono 2 casi seri, non una mano sul sedere, virgola, punto, ha concluso la donna che alcuni mesi fa ha perso tragicamente il figlio perché si è suicidato.